Guariciuti, consigliere regionale del PDL, quello che si sta profilando è un risultato molto negativo per il PDL e il candidato Properzi. Adesso cosa si profila? Una resa dei conti? Ma non è una questione di resa dei conti, è semplicemente prendere atto che la proposta politica messa in campo dal Popolo della Libertà in primis è stata perdente, fallimentare su tutta la linea. È evidente che però adesso a bocce ferme qualche testa forse può saltare o comunque qualche decisione andrà presa? Interessa più che altro la linea politica che è stata seguita fino adesso, la linea politica di divisione all'interno del centrodestra che non ha pagato, la gente dell'Aquila non ha capito e quindi io credo che debbano essere cambiate non solo le idee ma anche chi le porta. In questo momento nel ballottaggio ci sarà la necessità di una unità di intenti diversa, l'unica cosa della quale io credo ci si debba rallegrare del buon risultato di alcuni candidati giovani all'interno del Popolo della Libertà e non solo giovani che portano un rinnovamento e sono su una linea sicuramente diversa.